Eurobasket 2017, Italia sontuosa, Israele travolto all'esordio, lo Yao dell'Yao applaude gli azzurri. Il viaggio israeliano dell'Italia inizia nel migliore dei modi. L'Italbasket mostra la sua faccia migliore, quella operaia ed umile allo Yao dell'Yao, nella gara d'esordio del proprio europeo ed annichilisce la flebile resistenza dei padroni di casa di Israele con umiltà ed enorme spirito di sacrificio. Belinelli nel primo tempo fa capire ai padroni di casa che la sinfonia è soltanto tricolore, la difesa, 16 punti concessi nel secondo tempo tutto, e Datome nella ripresa archiviano la pratica, ma è tutta l'orchestra di Messina a mettere un mattone per portare a casa una preziosissima vittoria ed iniziare al meglio l'avventura continentale. Il quintetto azzurro è quello classico con Hackett, Belinelli e Datome sul perimetro, mentre con Melli sotto le plance che Cusina. Risponde con Michele in cabina di regia ed Edelstein, Dazone e Caspi negli spot di guardia ed ala piccola, e Liao e Owell a completare lo starting five. Due difese aggressive ed oltremodo agoniste come biglietto da visita alla sfida, spaccata in due dalle penetrazioni di Hackett e Caspi, ma soprattutto dalle due triple di fila di Belinelli che zittisce la Yao dell'Yao Arena, 8-3. L'Italia che, è viva nelle due metà campo e, parte a razzo, dopo due buone difese arriva la tripla di Datome e la bimane di Melli che vale il primo mini a lungo azzurro e la prima sospensione per Edelstein, 13-5. L'intento dell'attacco israeliano è quello di attaccare Cousin, in difficoltà nella protezione del ferro, due falli subito e Biliga in campo, e nel primo momento di difficoltà si aggrappa ai liberi di Caspi e dalla tripla in transizione, la prima, di Dazon, 13-13, mentre l'attacco azzurro inciampa in un paio di perse di troppo. Con personalità e lucidità tuttavia Melli sblocca gli azzurri, Biliga oscura la vallata ai padroni di casa, Filloi, Aradori e Datome arrotondano fino al 21-15 di fine primo quarto. Paul Biliga e le sue stoppate, foto Italbasket Twitter. L'Italia approccia il secondo quarto con la stessa decisione, in difesa come in attacco. Burns emula le gesta di Biliga, Israele forza e perde la bussola, Filloi sei personali, implementa il vantaggio azzurro fino alla doppia cifra, 25-15. Il terzo fallo di Cousin complica i piani di Messina, che procede con Baldi Rossi e Burns internamente, Caspi è l'unico in partita per gli israeliani e con 5 personali riporta sotto i suoi. Gli azzurri sono però in partita e lo dimostrano eseguendo a menadito lo spartito indicato dal proprio coach, Melli domina in attacco ed in difesa, 6 e 5 rimbalzi, la tripla del rientrante Belinelli ci riporta sopra di 10. Si procede a strappi, Owell e Pnini puniscono i pochi errori degli azzurri, il talento di Caspi cuce definitivamente lo strappo. 30-28, prima delle due triple di Belinelli, una con fallo, 5-6 da 3 e 15 punti, che spegne i bollenti spiriti israeliani, 36-32, all'intervallo. La virata danzante di Ilfade Havai di Datome inaugurano la ripresa azzurra in terra israelita, ma è sempre la difesa italiana a fare la differenza per applicazione ed abnegazione, 9 punti concessi in tutta la terza frazione. Owell sblocca i suoi fortunosamente dopo un paio di minuti di astinenza, ma Gigi rimette 8 lunghezze di margine con 2 triple 44-38. Caspi ed Owell, sempre con immensa fatica,
tengono vive le speranze di Israele, i cui attacchi non scalfiscono mai le certezze italiche in difesa. Dalla parte opposta l'Italia risponde colpo su colpo, nonostante qualche fisiologico passaggio a vuoto, prima di scappare via con un esemplare Melli poi con il jumper di Cosin ed il libero di Aradori 51-39. Di Oaion i liberi del meno 10 alla penultima sirena, con l'Italia in controllo. Gigi D'Atome in azione alla Yadeliyahu Arena, foto Italbasket Twitter. Altre due difese, impeccabili, dell'Italia, con annessa tripla de Achette del più 13 sembrano tagliare le gambe ad Israele, che barcolla e lancia pessimi segnali di body language. Sempre dalla lunetta, Oaion e Caspi, accorciano, ma l'attacco azzurro resta esemplare per esecuzione e lucidità, permettendo a Melli di rimpinguare il proprio bottino, ed il vantaggio italico, dalla lunetta, 55-45. L'unica pecca dell'Italia, nel momento migliore, sembra essere l'assenza del killer instinct. Anche se la difesa azzurra è encomiabile e lascia le briciole agli sfiniti Caspi e Soci, che restano senza canestri dal campo per 10 minuti. Il lavoro ai fianchi paga dazio a 4 dal termine, quando la tripla di D'Atome è quella definitiva, del 60-46. L'intensità difensiva non cala, le palle recuperate arrivano a grappoli ed il vantaggio si allarga a dismisura, Filloi, con due triple, scrive la parola fine all'incontro. L'esordio è azzurro, il finale 69-48.